parte dei fascisti ai nazisti, che erano forti, che erano anche loro capaci di commettere azioni importanti. E qui Giovanni Pesce ricorda di aver visto delle donne, una donna prima, con dei fiori, affrontare questi fascisti, passargli davanti, quindi i repubblichini, passargli davanti, e loro con i mitra puntati e lei con un fiore deposto sui loro corpi. Questo è stato un primo momento che poi ha portato alla consapevolezza da parte della cittadinanza dell'orrore, e quindi altre donne e altri cittadini, sfidando i fucili e i mitra, sono passati davanti ai corpi dei martiri. Quindi questo è un momento di democrazia, un momento di riscatto dei cittadini milanesi, che hanno voluto dimostrare di non avere più paura, tanto che poi anche Mussolini ricorderà: questa azione la pagheremo, parole sue, poi sappiamo cosa è successo. E quindi è importante ricordare la figura di Giovanni Pesce, che anche dopo la guerra ogni anno si recava alla commemorazione a Piazza del Loreto, e ricordiamo che negli anni successivi alla fine della guerra comunque a Milano si era ristabilita una situazione dove tutti i fascisti o quasi erano ritornati al loro posto, e dove addirittura si è cercato di non far celebrare più questa manifestazione, questo momento, questa commemorazione. Quindi tutti i momenti che si sono susseguiti, dove Giovanni Pesce, con la sua forza, insieme alla Noria, con sua moglie, con tutta la sua forza, tutta la sua coerenza, è riuscito a portare avanti questi valori, è riuscito a ricordare questi momenti, ma è riuscito anche a essere vicino. Questa è una grande caratteristica di Giovanni e di Noria, di essere vicino ai giovani e di essere vicino alle loro lotte di rivendicazione. Quindi parliamo dei 68 movimenti studenteschi, quindi gli studenti prima dell'università, il movimento studentesco. Quindi lui era vicino ai giovani, perché diceva: a loro bisogna dare voce, a loro bisogna capire i loro problemi, e insieme dobbiamo lottare per un mondo migliore. Ecco, io direi che tutte queste componenti messe assieme fanno sì di ricordare con estrema gioia e con estrema commozione questo personaggio che alcuni anni fa ci ha lasciato nel 2007, ma che è sempre presente nei nostri cuori. Grazie. Grazie Fabrizio, comunque io ringrazio ancora i compagni di Scintilla e anche che mi hanno invitato, quindi grazie a Leonardo, e soprattutto appunto grazie a Laura e Fabrizio, perché mi hanno dato ancora la possibilità di non far dimenticare questo grande personaggio, che poi comunque ha lasciato sulla sua strada non soltanto appunto un grande ricordo storico, ma assolutamente, almeno per quello che mi riguarda, proprio diceva prima Laura, no? Del privilegio di non averlo conosciuto. Io l'ho conosciuto, avevo 18 anni, quindi è stata un'amicizia, una grande esperienza poi di vita e di collaborazione fino al 2007. E tra l'altro l'ho conosciuto quando io ero della FGC, ero in questa sezione, quindi diciamo che questo ambiente mi è molto familiare anche per questo motivo. E ho seguito comunque tutto il percorso, diciamo così, della testimonianza, che poi i partigiani, voi sapete che all'inizio non amavano molto raccontarsi, infatti noi, tra l'altro, noi Brambilla Pesce, è stata una staffetta con le armi, quindi non soltanto con il supporto del cibo, no? È partigiano, lei è tenente, quindi militare è stata. Diciamo che loro hanno portato avanti un discorso di democrazia appunto dopo la liberazione, facendo anche altro, perché ad esempio Giovanni Pesce, appunto io l'ho conosciuto perché gli ho chiesto un'intervista per l'Unità, lavoravo all'Unità appunto da giovanissima,
E da lì questa conoscenza, questa amicizia non è mai finita, perché io da lì, in effetti poi diceva Fabrizio, che ognuno di noi attinge, no, nella sua esperienza di vita quello che poi porta avanti per sempre. Io appunto ero una di quelle giovani ragazze che, compagni, che frequentava la famiglia Pesce, e tra l'altro io Tiziana l'ho conosciuta quasi diciamo negli ultimi anni di vita di Giovanni Nori, perché in effetti lei prima non era così attenta, comunque dentro, perché aveva dei genitori talmente importanti, talmente sacri, che tutto, comunque lei era uno specchio un po' di questa vita, no? Quindi evidente che adesso questa voglia di testimoniare, di raccontare queste grandi esperienze che appunto, come diceva anche Fabrizio, sono di uomini straordinari, ma lo diceva anche Pesce, non soltanto Daniele, ma lui in effetti si riteneva assolutamente un uomo semplice, un uomo che non era straordinario, ha fatto quello che si doveva fare, cioè lui doveva prendere le armi per liberare il suo paese, era una cosa quasi dovuta, no? Il fatto di prendere le armi e liberare il nostro paese dal nazifascismo. Quello che poi ha fatto assolutamente ancora più giovane, 17enne, quando prese e partì dalla Francia per passare la frontiera dei Pirenei, quindi comunque molto difficile ai tempi, per andare a lottare addirittura il 17enne con i garibaldini. Infatti lui nasce garibaldino di Spagna. Io tra l'altro ho conosciuto proprio per questo motivo, perché sono una storica della guerra civile di Spagna, perché ho lavorato molti anni con l'associazione dedicata ai combattenti di Spagna, e da lì poi è nata tutta la voglia appunto di raccontare e di portare il giro, comunque testimoniare. Io poi dicevo sempre a Nori, io prendo la staffetta, non prendo il testimone, perché in effetti poi i temi, diceva anche prima Laura e Fabrizio, di cui mi occupo da tanti anni, sono i temi diciamo così di genere, no? Al femminile, soprattutto per quanto riguarda la violenza sulle donne, perché io metterò sempre in quello che scrivo la parola resistenza, sia per l'affinità appunto diciamo così di tema, perché arrivo da lì, che comunque la mia esperienza arriva da quello, ma anche perché la resistenza delle donne, diciamo così, che è ancora più complicata, perché dura effettivamente da millenni, no? su molti anni. Quindi è vero, noi abbiamo in mano il testimone, dobbiamo portare, fare esercizio di memoria, non è soltanto appunto raccontare, ma fare delle cose. Nel 2010 infatti con Nori, con Tiziana e con il nipote di Giovanni e Nori, quindi Davide e altri due compagni, abbiamo fondato l'associazione Memoria Storica Giovanni Pesce, appunto, che raccoglie non soltanto la documentazione, ma che ci fa portare appunto quello che è il racconto della loro vita, quindi della loro storia straordinaria ma semplice, affinché le giovani generazioni, come amavano tanto loro, conoscano queste persone, perché sono persone che in effetti hanno imbracciato le armi senza mai averle usate prima, quindi molto semplicemente hanno voluto dedicarsi alla libertà e alla liberazione di tutti noi. Se noi siamo qui a raccontare, e se abbiamo anche purtroppo questo tipo di politica in questo momento, è perché ci hanno liberato loro. Quindi dobbiamo sempre essere grati ai partigiani e alle partigiane. Quindi la nostra esperienza adesso è quella di portare avanti il testimone, di raccontare e di organizzare appunto iniziative, eventi che portino avanti il loro messaggio, perché non potremo mai dimenticare, almeno questa è una cosa che può essere pervasa da noi per quanto riguarda appunto l'affinità del privilegio della conoscenza personale. Ma